Buonasera. Dobro večer svima. Abbiamo toccato questi tre pilastri o due pilastri dell'eleganza maschile, dall'abito alle scarpe, adesso siamo entrati a questo terzo, delle camicie. Allora, dicono che un uomo senza camicia, senza una bella camicia, quasi non si veste bene, è vero questo? Beh, in teoria sì, camicia è sinonimo di essere un uomo fortunato. Nema zapravo nibaš dobro obučen. Si dice che chi è nato in camicia è molto fortunato. Kaže da je onaj koji se rodio u košulji je zapravo srećna osoba. Poi fondamentalmente, essendo un campo di biancheria, è anche la prima cosa che si incrocia. Jer to je zapravo nešto što je prva stvar koju stavite na sebe, nešto što je znači deo vas. E per esempio a differenza, non so, di una giacca, a razlika è un capo che durante la giornata tu devi sempre tenerlo indossato, puoi sbottonare il collo. Jednog odela, košulja je nešto što nosiš ceo dan na sebi. Arrotolare le maniche. Možeš da zavrneš rukave, da otkopčeš dugme, ali ne možeš da je skineš, mora da bude na tebi, za razliku od sakoa, na primjer, koji moraš da skineš. Per cui vive con te dalla mattina. Tako da košulja je znači sa tobom od jutra do večeri, to je čini nekako specifično. Il vostro approccio quando si crea una camicia su misura comincia naturalmente dalla scelta del tessuto, giusto? Comincia dalla scelta del tessuto. Izbor materiale è jako bitan kada se počinje sa pravljenjem i kreiranjem košulje, naravno. Che in genere è cotone, la maggior parte, se no può essere lino. U većini slučajeva to je pamuk, a može da bude naravno i lan i svila. E soprattutto poi anche diciamo dalla colorazione del tessuto, su più le tintonite, ali più le righe. To može da bude naravno quello che chiedono più che altro design. A noi, come camicia classica così, ovviamente soprattutto a Milano, sono le camicie bianche, celesti, Milano, o piccole righini bianche e celesti. A Milano, koji je poznat po diskretnoj eleganci, to su ili jednobojne košulje, ili sa nekim vrlo sitnim šarama, štraftama ili... E tornando al discorso dell'eleganza prima del signor Rivolta. I vraćam se sada na razgovor sa gospodinom Rivoltom. L'eleganza milanese è un'eleganza molto raffinata, ma... molto molto diciamo non si deve vedere milanese eleganza non deve nešto što se zapravo ne vidi odmah na prvu loptu. Non bisogna essere un albero di Natale tutto illuminato. Jer on smatra da ne treba da bude kao čovjek ne treba da bude kao jelka nakićen. È molto molto pratica, per cui vrlo praktično treba se ponositi. I colori sono quelli che sembrano pochi, ma i colori sono quelli, però boje su uvek naravno lepe, ali non toglie nulla a questa eleganza. Eleganza è ognima. Il processo di creare vostra camicia, camicia Siniscalchi, ho capito che è un processo molto particolare quando si paragona con gli altri produttori. Proces pravljenja košulje Siniscalchi è nešto što je prilično specifično u odnosu na druge proizvođače košulja. Possiamo parlare di questo? Il processo è abbastanza, per costruire la prima camicia è abbastanza lungo e laborioso. In quanto bisogna prima košulja je nešto što zahteva prilično vreme da bi se proizvela. Prendere le misure, parlare naravno molto col cliente. Mnogo treba razgovarati sa klijentom nakon što se per uzme per cercare di capire mera, le sue esigenze. Da bi se vidjelo koji su njegove potrebe. Perché quella è la cosa fondamentale. Jer je to zapravo osnovna stvar. Perché tante volte la camicia può anche essere, diciamo, perfetta, ma često non rispondere alle esigenze del cliente. Košulja može bude izuzetna, ali da ne odgovara potrebama klijenta. Dopodiché viene fatta una prima bozza in tela. Nakon toga se pravi jedna test model od platna. In base alle modifiche su questa tela viene ritagliata, viene ritagliata nel tessuto scelto dal cliente. I onda se zapravo pravi model na osnovu materijala koji izabrao klijent. Viene riprovata. Onda se ponovo probata. Col tessuto vero. Košulja koja je napravljena od materijala. Effettuate le ultime modifiche. Urade se posljednje promjene koje klijent zahtevao. La camicia viene finita, cucita, finita e consegnata al cliente. Po košulja se naravno završava i isporučuje klijentu. E qui finisce diciamo la prima parte. I tu se završava zapravo prvi deo kreiranja Siniscalchi košulje. La seconda parte, che è la più importante, poi, che è quella che determina il vero su misura.
A drugi deo je upravo ono što se govori, što, što važi zapravo za pravi pristup po meri. E che il cliente dovrà usare questa camicia due o tre volte. Da klijent obuče košulju dva ili tri puta. Quindi andrà lavata in modo che anche le cuciture si uniscano da insieme. Se zapravo štepovi bolje spoje. E a quel punto tornare da noi con la camicia indossata. I onda se vrati kod nas sa košuljom koju je već nosio. E con una camicia di scorta. I con una camicia di scorta per cambiarsi. I sa, naravno, dođe kod nas sa drugom košuljom da može da se presvuče. Perché la sua camicia rimarrà sicuramente da noi, perché a quel Jer punto... njegova košulja nakon ovog prvog dela svakako će ostati kod nas u radionici. Dopo che l'ha usata, dopo che l'ha indossata, dopo che l'ha avuta su qualche ora, tutti i difetti si notano. Jer nakon nošenja košulje od nekoliko dana, svi defekti mogu da se vide. La camicia viene completamente smontata. Košulja se onda potpuno rastavi. E sistemati queste ultime, diciamo, ultimi difetti. Urade se sve promene koje su che sono zahtevane. Poi quelli fondamentali perché si possa dire su misura. Osnovne stvari koje čine košulju zapravo po meri, jer onda se zaista ovaj napravi po meri čoveka. Dopodiché viene ricucita, consegnata al cliente, a quel punto al suo modello di carta che corrisponde a quella camicia. Nakon toga, onaj model od papira na osnovu koje se napravila košulja ostaje i čeka klijente za sljedeći put. Quindi per una seconda camicia a quel tako punto da, basta scegliere solo drugi, la stoffa. Za drugu košulju kod kuće Siniskalki dovoljno je samo zapravo izabrati materijal. Si farà poi ogni tanto una prova in caso di cambiamenti fisici, se una persona ingrassa, naravno, dimagrisce. I onda znači se prilagodi košulja na osnovu nekih fizičkih promjena koje je imao. Se no si scegliono solo le stoffe. Ako ne, è questo. È quella, è soltanto la prima che è così lunga, ma è fondamentale. Znači, prva koja se pravi, ona zahtjeva najviše vremena, ali je zapravo esencijalna. Allora, questo processo dura quanto? Taj proces koliko može da traje? Generalmente si fa da una settimana con l'altra, quindi ci vogliono circa 3-4 settimane. Znači, potrebno je 3-4 nedelje da bi se proizvela. Siccome la si lavora ormai a Milano, una città internazionale, si lavora molto con gli stranieri. Pošto se radi u Milanu sa loro hanno una precedenza e è un procedimento che in due o tre giorni prednost, da u roku od nekoliko dana due o tre giorni noi riusciamo a fare la prima consegna della camicia. Možemo da uradimo prvu isporuku da oni mogu u toku svog boravka per dopo rivederla e il cliente deve usarla da u toku svog boravka dipende da lui. Naravno, da svog tog boravka da mogu da izaberu, da vide kakvi su defekti te košulje i da nam ponovo vrate. Molto, molto particolare il vostro approccio. Il vecchio approccio del suo misura. Come si dovrebbe fare? Nella camiceria così. E non avete pensato di fare una linea meno, diciamo, esclusiva no, di queste? Da lì si razmišlja di napraviti neku liniju koja je manje esclusivna od ove vaše? Ci sono varie ragioni. Postoji nekoliko razlika. Quando una persona nasce artigiano o diventa artigiano durante la sua vita così, gli è difficile poi concepire un prodotto in serie. Jer pristup pravog majstora koji radi nešto rukom ne može da se ponovi u nekom serijskom modelu. Seconda cosa, dipende poi perché sono due lavori poi diversi. Druga stvar, non sono lo stesso tipo di lavoro, si parla sempre di camicie, ma produrle in serie è una cosa, farle su misura è un'altra. Bisogna essere bravi anche a farle in serie. Naravno, druga stvar je ta što košulju kada napravimo zapravo po meri, možemo da ponudimo nekome da je napravimo i po seriji. Infatti noi facciamo su misura l'uomo e la donna. Perché pravimo naravno košulje anche, i za muškarce i za žene. Poi l'uomo è un campo da un certo punto di vista difficile da una parte, ma più semplice dall'altro. Muškarac je zapravo kompleksniji na jedan način, ali jednostavniji sa druge strane. Perché diciamo che i tipi di modelli sono sempre modela più o meno quelli classici. Su često samo oni klasični. Mentre invece la donna kada su žene u pitanje, ogni anno cambia. Svake godine se napravi neka nova promjena i neki novi model. Le donne vanno un po' seguite di più. Tako da žene zahtevaju malo duže vreme i malo veći rad.
E già quello è una bella fatica, fare uomo e donna, perché anche lì sono due lavori quasi diversi. Jer, naravno, raditi i za muškarci i ženu, to su dve potpuno različite stvari. Va bene, grazie mille per questa spiegazione, grazie per questi segreti vostri. Siamo onorati che siamo stati insieme qui. È stato un piacere per noi. Grazie mille. Grazie.